Era nato tutto come un gioco, una trovata per promuovere la sua pescheria. Ora Gigi, considerato il sosia del presidente Zelensky, è diventato così noto grazie a TikTok che persino il telegiornale ucraino si è occupato di lui. Sentiamo Marzia De Giuli. No, non è Zelensky impazzito, però gli assomiglia al punto che i media ucraini si sono scatenati. TikToker із Неаполя Gigi Pescheria став улюбленцем в Україні. È il sosia di Zelensky e i click crescono. 1.200.000 follower su TikTok in 7 mesi. Lui non si aspettava tanto. Il primo video per promuovere la sua pescheria ambulante. Buongiorno pescheria! Boom! Non ho capito niente più. E poi però sei diventato Zelensky. Scusami, ma io non sapevo manco com'era fatto sto Zelensky. E adesso ho fatto tipo 70.000 seguiti in 4 giorni, tutti ucraini. Ma la vita non gli ha sempre sorriso. Orfano, la comunità, la fame, il lavoro onesto, la voglia di farcela. Poi la svolta della notorietà. Anche il telegiornale ucraino. Ma lui promette, resterà coi piedi per terra. Io non lascerò mai il mio lavoro, anzi, voglio ingrandirmi, non per fare il belloccio, ma per comunque dare un futuro ai miei bambini, che ne ho 3. Nessun pericolo, insomma, che il nostro Gigi Pescheria, come si fa chiamare, punti a una vita da spionaggio internazionale. Quella la lasciamo ai sosia di Putin, che si dice siano parecchi e in azione non sui social, ma nelle visite ufficiali. Andiamo in Costa Azzurra.